Buongiorno, appena lavato i capelli, ho fatto la doccia. Ora ragazzi, i capelli, anche se stanno crescendo, dice, vabbè, sono lunghi, non mi piacciono, non mi piacciono. Ho pensato, mi faccio un caschetto così, cioè tolgo tutte queste punte in più, tipo così. Che dite? Non sapete? Come devo fare a farlo? Tipo così, aspettate. Manco mi piace. Oppure devo aspettare che crescono. Non lo so, mi vedo un po'. Vabbè, ok. Detto questo, buongiorno. Oggi è lunedì, si ricomincia la settimana. Io ho appena fatto doccia, capelli, adesso mi passo la piastra. Sono alle 7:20, alle 7:30 sveglio i bimbi, loro vanno a scuola. E io nel frattempo devo fare una marea di cose. Devo andare al meccanico a chiedere se me la può fare, con i pezzi che ho. Poi devo andare a stampare le analisi per me. Ok, poi devo andare a ritirare le ricette delle analisi per Brando che faremo domani mattina. Devo andare a comprare contenitori urina, cose molto belle. Poi devo andare a comprare raccoglitori perché mercoledì abbiamo l'ortopedico a Bari. Voglio sistemare tutti i documenti bene di M di Brando, quindi devo comprare due raccoglitori, così oggi mi faccio questo lavoro. E poi non mi ricordo più, insomma, devo andare a lasciare una quota per un compleanno del 28 di scuola. E questo, diciamo, cose un po' così, niente di interessante, però si devono fare. Quindi adesso mi preparo velocemente e sveglio i bambini. In tutto questo, siccome avevo ancora cavolfiore verde, cavolo verde e cavolfiore quello bianco, ho messo a fare uno per pranzo e uno per cena. Quindi oggi è giornata proprio detox, diciamo così, perché il cavolfiore aiuta a pulire. No, a pranzo faccio la pasta ai miei bambini e stasera volevo fare tipo un altro esperimento mio, tipo il gâteau, però di cavolfiore. Non so come ne esce, comunque proviamo. Buongiorno. Buongiorno, finalmente. Sei carico? Sì. Emma. Amore. Dimmi, vuoi anche tu la Kinder fetta al latte? Sì, ma te la porto, aspetta, stai calmo. Eccola qua, per il mio amore. Ah, umma, buona colazione. Hai fame, da ieri pomeriggio alle 5:30, ho bevuto solo il latte. E muccia, amore, amore mio, dai mammina su, piccolino, dai. Allora, so, hai ragione, mamma, vuoi dormire, ma devi andare a scuola. C'è il cristiano dietro, guarda. No, a me, guarda nel cellulare. Mio, mio, Allora. Abbiamo fatto degli acquisti che ora vi facciamo vedere, è vero? Per la dimostrazione, aspetta. Allora, i nostri acquisti sono stati, come si chiama? Provetta sterile per le urine. Poi Vai, le mazze, bastone per la tenda, bastoni per la tenda, le cinesi e tutto questo. i colori per Emma. Colori. I fiori, per non dire che cosa, i Fiori, fiori. E abbiamo degli acquisti segreti, ricette. le ricette, i dati del bambino. Oh, che bella sta Questi li ho cartolina. presi perché devo mettere tutti i documenti dei bambini, fatto rosa e blu. Che Vedete? carini. Che abbiamo combinato sul marciapiede. Abbiamo visto, brava, sei stata brava. Brando, ciao. Ti aiuto io? Allora, eccoci qua, siamo a casa. Emma sta colorando con i nuovi colori che io ho preso. Che cosa hai colorato? Che cosa hai disegnato, mamma? Un quadricino Wow, facci vedere. Che bello! E tu che fai, Monello? Che cosa vuoi? Allora, abbiamo pranzato. Tutto bene. Io ora vi voglio dire una cosa. Che continuo a leggere sotto tutti i video. Perché non torni con Antonio? Perché non provi a riavvicinarti? Il fuoco, la fiamma,
vabbè, cavoletti e cavolfiori, basta, non se ne può più. È come se io vengo da voi, vi siete lasciati con una persona e vi dico: perché non riprovi, perché no, non fai riaccendere la fiamma, perché non ti rimetti insieme? Io penso che molti di voi che mi seguono sono separate, si sono lasciate con i compagni, i mariti, i fidanzati, e io non vengo, cioè, pur volendo, io non sarei mai venuta da voi a dire torna indietro, ripensaci, nonostante fino. No, se una persona dice che non è più innamorata e che non c'è più nulla, basta, è inutile insistere, è un anno che io e lui non siamo più insieme, cioè, ma vi rendete conto che un anno è passato? Se c'era un fuoco o se c'era qualcosa che io potevo ancora provare verso di lui, un anno senza avere rapporti fisici, senza avere un bacio, senza un abbraccio, ma secondo voi, cioè, se c'era qualcosa, se c'era ancora sentimento, non ero già tornata insieme a lui? Se è passato un anno e non mi passa nemmeno per il cervello di andare vicino e dargli un abbraccio, un bacio, vuol dire che non c'è più niente da fare. Cioè, mi dispiace veramente rispondervi così, però sono un po' stanca di leggere sempre le stesse cose. Sotto a tutti i video mi dite sempre: tanto tornerete insieme, tanto ci sarà un ritorno. No, cioè, magari sì, fra 10 anni, che ne so, magari il cervello mio all'improvviso, per ora no. Quindi vi ringrazio, ma non penso proprio. C'è del bene, assolutamente, abbiamo 2 figli, comunque viviamo ancora insieme, ma a livello sentimentale, fisico, come dire, non c'è nulla, siamo come 2 amici, un fratello e una sorella, non so come spiegarvi. E se voi state chiedendo: può finire dopo tanti anni? Sì, mi è capitato, quindi sì, assolutamente può finire, ne sono proprio la prova vivente, che anche sotto lo stesso tetto, anche dopo tanti anni, anche quando ami da morire una persona, può finire l'amore, sì, assolutamente sì, perché la vita va avanti, succedono cose, succedono litigi, si dicono parole, succedono cose che ti portano a chiudere, e quindi anche se ce l'è lì, anche se la persona che hai amato, con cui ci hai fatto 2 figli, arriva un punto che quella persona non la vedi più con gli stessi occhi, ve l'ho detto, ve l'ho ridetto. Quindi se voi sperate in un ritorno e mi seguite solo per quello, mi dispiace, ma non ci sarà nessun ritorno, soprattutto in questo momento. Poi se tra un anno batto la testa e magari mi rinnamoro di lui, ve lo farò sapere e vi riaggiorno, però per ora no, non sperate in queste cose perché non accadrà, e tra di noi c'è tanto rispetto, c'è del bene, basta, questo. Al compleanno gli ho fatto gli auguri, gli ho fatto anche dei regali, gli ho ordinato la torta, abbiamo festeggiato, ci siamo divertiti, ci ho fatti 4 risate, siamo stati bene, ieri con gli amici siamo stati bene. A livello di coppia, di affetto, eccetera, non c'è assolutamente nulla, c'è solo un gran bene da parte mia, da parte sua non lo so sinceramente, e si può essere che ancora innamorato, come no, d'altronde dopo un anno la vedo anche, secondo me, la cosa è andata a scemare, nel senso che una persona innamorata non riesce a vivere sotto lo stesso tetto, no? Quindi penso che anche da parte di lui l'amore sia finito. E nulla, basta, voglio andare avanti con questa storia, non mi va manco più di parlarne, quindi vi ho detto quello che vi dovevo dire. Mi fa piacere tutto ciò che mi dite, che cose belle, perché comunque me lo dite a fin di bene, però vi assicuro che non accadrà, ecco, almeno per ora è così. Se ci sono novità vi faccio sapere, come sempre lo sapete che io vi aggiorno sempre, vi dico sempre tutto. Manellino, piano, che stai facendo? Ehi, hai fatto il disegno? No. Che è successo? Ti aiuto io, dai, andiamo. Che è successo, mamma? Non lo voglio disegnare. Va bene, non fa niente, amore. Eccoci qua. Perché Emma? Perché ha capito che stiamo andando a terapia. È vero, amore, hai capito tu? Aia. Stiamo andando, però ci fermiamo a prendere come l'altra volta gli snack, perché Emma faremo gli snack. Assaggi mentre aspettiamo Brando, facciamo metà tipo sano e metà che non è sano. Vediamo cosa dobbiamo acquistare. Ma mi sono mangiando ciabelle e caramelle. Ma quelle sono caramelle, però mo. Queste ci sono tante cose qua. Tante schifezzuole. Vabbè, adesso scegliamo e poi vediamo cosa prendiamo, va bene? Eccoci qua, allora snack acquistati, Emma, prime valutazioni.
Abbiamo preso dei bastoncini. Sto qua, ma non giù. Dei bastoncini alla fragola a caramelle. E poi? Un 2 tortini di cioccolato bianco e il Twix a caramello. Buono. È buono, non lo sappiamo ancora se è buono. Si spera. Ma perché il cioccolato mi viene? Vediamo. Eccoci qua, siamo a terapia, da un 10 minuti, Brando è entrato e attendiamo le attese. Fagli vedere, allora abbiamo preso questi bastoncini che sono, dovrebbero essere delle caramelle, giusto? Dai, assaggiamone uno, però sono tanti, eh? Assaggiamone solo uno però, eh? Sì. E aprili. Vieni qua. Mamma, che profumo! Ehi! Piccanti! Sono buonissimi! Gli altri posali, uno solo per assaggio. Quelli a casa, poi ce li mangiamo. Nel passeggino. Come sono? Vuoto? 10. Mettili che non cadono, amore. Allora, voto? Troppo buoni. Voto 10. No, voto 11. Sono troppo buoni. Allora, secondo assaggio abbiamo preso i Reese's. Sono delle tortine bianche, vero? Apri, apri. Occhio che non ti cadono. Queste sono dei wafer, non lo so. Sento la terapista che non la comprando perché secondo me non sta facendo nulla. Che cosa sono? Che carini! Che carini davvero! Ma che gusto sono? Mica l'ho capito. Cioccolata! Numero 20. Dammi il pacchetto, fammi vedere cosa sono. Niente, praticamente sono crema burro di... sono delle tortine con cioccolato bianco. All'interno c'è il burro di arachidi. Per me 5, non mi piacciono proprio. Disgustato, buttalo, vai, se non ti piace buttalo, sta al cestino. Non ci è piaciuto questo, troppo dolce il burro d'arachidi salato, ma era troppo dolce la tortina fuori, quindi non ci è piaciuto. La caramella sì, quella è buona. Allora l'ultimo, me l'ha buttato il tortino che non le è piaciuto, io mi stavo disgustando già con uno. Aspetta, mamma, senti per favore, questa me la apri. E non c'è la tua, vuoi questa? Sì. Aspetta, quell'acqua fresca. Bevi poco, eh? In ultimo abbiamo preso questo qui, che è una specie di Kit Kat, però Kit della Kat. Aspetta, non lasciare. Però è della Milka, vediamo. Che della mucca. Della mucca, che gusto è. Buono. Aspetta, fammi vedere. Cioccolato. Cioccolato al latte ripieno cremoso. Buono. Proviamo, dai, apri, apri. Aspetta, aspetta. Assaggiamo. No, ho detto 2 e 2. Non ce la faccio a spezzare. Beh, questo qua è il Kit Kat. Stiamo sporcando tutto l'ambiente. Dobbiamo pulire ora. Non male, Kit Kat è più buono ovviamente, però 8 glielo diamo. Ma che voto? 40. No, 40. Siamo usciti con il sole, stiamo rientrando con le nuvole, con la luna. Quale nuvole? Nuvole, le... ci sono le nuvole, ha ragione Emma, e c'è anche la luna, guarda, la vedi la luna? Sì. Allora, eccoci qua, siamo a casa. Allora, per cena volevo fare, avevo ancora cavolfiore e cavolo, mi sa che ve l'ho fatto vedere, l'ho bollito tutto,
un po' l'ho lasciato per brando per fare la pasta, ma questo qua è tanto. L'ho bollito, si dice bollito, ma non è venuto morbido morbido, quindi ora provo a frullarlo. Volevo fare tipo un polpettone di queste cose, di verdura. Ora vedo se riesco, perché ho provato a fare con lo schiacciapatate, niente, quindi ancora un po'. Adesso provo a frullarlo, vediamo cosa ne esce. Secondo me è un altro flop, vediamo. E infatti, come da previsione, ho solo sporcato il frullatore, perché non ha frullato niente. E niente, adesso mi scolo un po' di olio pangrattato. No, mozzarella, prosciutto e butto sotto. Oh, attenzione che cade. E butto, no amore, è presto, sono le 6:30, mo ti faccio la bombetta. Butto tutto sotto al fornetto, vediamo, come al solito. Un pasticcio di broccoli, cavoletti. Buongiorno, scusate ma ieri non ho chiuso il video. Alla fine non ho fatto nulla di quello che avevo detto. Il cavolfiore l'ho messo in frigo con i cavoli, quindi oggi poi faremo qualcosina. Alla fine abbiamo arrangiato con quello che avevamo. Io ho mangiato un panino e Antonio ha mangiato il riso che era avanzato. Comunque adesso è tardissimo, stamattina devo fare l'analisi a Brando e forse le farò anche io, infatti sto a digiuno e adesso devo subito correre a prepararmi, a farmi la doccia, devo preparare i bambini, lascio Emma a scuola e andiamo subito in ospedale per le analisi. Quindi chiudo questo video e ci vediamo al prossimo vlog, così vi aggiorno di tutto. Ciao!